Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Antonino Spinalvese sta rischiando grosso e adesso ci sono di mezzo i legali per quello che ha detto a Oriana Marzoli. Si cerca di porre un freno al suo comportamento e la decisione arriva dall'esterno. Antonino Spinalvese l'avrebbe detta grossa nella casa del Grande Fratello. L'air stylist si è confidato con Oriana Marzoli circa una questione privata che però non riguarderebbe soltanto lui e così la sua ex si sarebbe inalberata per questa cosa e lo avrebbe diffidato. Ecco come sono andate le cose. Stare chiusi nella casa più spiata d'Italia a volte porta i concorrenti a dimenticarsi del mondo fuori e, appunto, a lasciarsi andare troppo alle confidenze. Senza tener conto che dall'esterno sono costantemente osservati e ascoltati. Il minimo che possa capitare dunque è che si possa incorrere in qualche polemica. Il massimo è una diffida. Proprio come è capitato ad Antonino Spinalvese che è stato diffidato dalla sua ex compagna Belén Rodríguez. Fin dal suo ingresso Spinalvese è stato già sufficientemente censurato dagli autori del programma che hanno oscurato alcune frasi da lui pronunciate, gaffes che sono state prontamente arginate. Da qualche tempo però Antonino Spinalvese starebbe esagerando e sarebbe al centro di una bufera per alcune frasi che sono sfuggite agli autori. Malgrado fra Spinalvese e Belén i rapporti si siano chiusi in modo pacifico, alcune questioni sono molto delicate e la stessa Belén avrebbe richiesto di non essere menzionata nel reality. Cosa non avrebbe dovuto dire Antonino Spinalvese? Come sappiamo tutti molto bene, Antonino Spinalvese è l'ultimo ex di Belén Rodríguez dalla quale ha avuto una bambina, Luna Marie. Poco dopo la nascita della piccola però i due si sono lasciati e Belén è tornata con il suo ex fidanzato storico Stefano De Martino e lui è entrato nella casa del Grande Fratello VIP dove in talune occasioni si è appunto lasciato andare a delle confidenze che includevano anche la sua ex. Alcuni di questi retroscena sarebbero alquanto controversi e forse sarebbe stato meglio che li tenesse per sé. Ma cosa sarebbe successo? Sembra che in un momento confidenziale con Alberto De Pisis e Oriana Marzoli, Antonino Spinalvese avrebbe ripercorso l'epilogo della sua relazione con Belén Rodríguez, entrando a quanto pare in dettagli che non avrebbe dovuto rivelare. Ciò che si è potuto udire dagli stralci di questa conversazione è quanto segue. Sì, dicembre. Qualcuno sostiene che si tratti del mese in cui lui e Belén si sono lasciati. Anche e soprattutto pare per la ricomparsa di Stefano De Martino. Pare che la soubrette non avrebbe fatto in tempo a chiudere con Antonino che già stava frequentando di nuovo Stefano. Alberto De Pisis provato ad arginare la gaffe di Antonino, dicendo, non diamo troppi riferimenti temporali. Lui avrebbe però risposto, amore mio, ma sono problemi suoi, non miei. Ma non è finita qui perché ci sarebbe un'altra confidenza, sussurrata all'orecchio di Oriana Marzoli. Antonino avrebbe detto, io non posso dire che l'ho lasciata, perché se no succede un casino. Sui social poi circola anche un'altra storia. Ossia che Antonino avrebbe fatto riferimento a Sofia Jaele De Donà, chiarendo a Oriana, io non posso dire che l'ho toccata, se no succede un casino. Frase che andrebbe a spiegare quanto accaduto sotto il piumone. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.